fratelli e sorelle carissimi, per una antica tradizione che risale agli albori della Chiesa di Roma, i cristiani celebrano il mistero del Natale del Signore nel cuore della notte, ricordando il silenzio che tutto avvolgeva quando discese la parola divina e la luce brillò davanti ai pastori che accolsero il lieto annuncio della nascita del Salvatore. Anche noi, in questa notte santa, siamo riuniti per celebrare il mistero del Natale del Signore, mistero della luce che brilla nelle tenebre, della parola fatta carne, del pane disceso dal cielo. Nella fede ci uniamo a tutti i cristiani che nel mondo intero fanno memoria di questo evento della nostra salvezza. Amen.
sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. In Gesù bambino posto nella mangiatoia noi vediamo e capiamo che
che cos'è l'amore. Quegli occhi del cuore che contemplano Gesù bambino, riascoltiamo ciò che ha scritto San Paolo. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, non si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. O Gesù, in questa notte rischiarata dalla tua luce, insegnaci che senza amore non si può piacere a Dio. Insegnaci che solo l'amore è la via della conoscenza e che è amando che noi possiamo avere accesso alle ragioni della fede. Gli angeli hanno detto ai pastori, abbiamo sentito nel Vangelo, troveremo. Noi, o Gesù, siamo degli eterni cercatori. Continuiamo a cercare, anche se a volte non sappiamo neppure che cosa cerchiamo. Un po' di pace, un po' di serenità, un po' di senso e un po' di amore. Tramite gli angeli questa notte ci dici troverete. Ci viene fatta cioè la promessa. Voi che cercate troverete. Ma che cosa troviamo? Abbiamo sentito. Un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E questo è il termine della nostra ricerca? Sì, ci si può lasciare tentare dalla insoddisfazione, se non addirittura dalla sazietà di una vicenda narrata ogni anno. Eppure, anche quelli che tra noi sono qui solo per tradizione o perché spinti da altri, intuiscono, magari un po' confusamente, che in questo bambino è insita una promessa di vita buona, una vita diversa, di una innocenza, di un amore per il bene, di un amore per la giustizia, che ci sono gratuitamente offerti, solo che noi apriamo il cuore. Voi che cercate troverete, troverete Lui che vi ha tanto cercato, fino a diventare un bambino, come ciascuno di noi lo è stato, per ricordarci che ciascuno di noi, ogni uomo e ogni donna, è stato creato ad immagine di Dio. Come ci ha detto una volta il Papa Benedetto, l'uomo non vede Dio, non può vederlo, e così è nel buio sulla verità e su se stesso. Ma l'uomo che non può vedere Dio può vedere Gesù, e così vede Dio, così comincia a vedere la verità, così comincia a vivere. O Gesù, in questa santa notte della tua nuova nascita, ci mostri il vero volto di Dio e ce lo fai trovare. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Noi ti troviamo perché ti sei dato, e non è più ritirato l'offerta, donato per sempre. Che cosa troviamo? Noi troviamo Dio. Gridava piangendo l'innominato al cardinale Federico Borromeo nella sua disperazione. Dio, Dio, se lo vedessi, se lo sentissi. Noi questa notte ci diciamo, ecco Dio, in questo bambino noi dobbiamo trovarlo. Non ci spaventa, non ci minaccia, non ci aliena con il suo splendore e la sua forza. È un Dio che si è fatto tutto tenerezza, perché non fuggiamo da Lui, perché lo conosciamo per quello che Egli è, perché lo amiamo, perché lo imitiamo. Dio si fa trovare nel gesto di donarsi. Non devi scalare le montagne, non devi andare al di là del mare per raggiungerlo, devi solo accoglierlo. A Dio che si dona in Gesù bambino si apre il cuore e lo si accoglie.
Ecco, ora egli è con te. Egli porta con sé il suo dono, cioè se stesso. Ecco, il tuo cuore contiene colui che i ciechi dei cieli non possono contenere. Egli riempie tutto lo spazio del tuo cuore, così che il tuo cuore e lui sono quasi una cosa sola. Trasformato così il tuo cuore dalla sua divina presenza, tu lo puoi ricambiare, cioè lo puoi riamare. Ecco allora che provando lui, hai ritrovato te stesso. Dio veramente grande, Dio veramente buono, diciamo anche noi con il nominato perdonato. Egli riempiendoti il cuore, te lo ha riempito anche di pace. Il cuore pieno di lui e pieno di pace diventa un cuore che si dona anche agli altri e costruisce la pace intorno a sé. Ed è con questa pace che posso farvi gli auguri di Natale. Buon Natale ai miei fratelli sacerdoti che con me portano la gioia e la responsabilità del ministero. Buon Natale a tutte le famiglie, quelle serene, quelle provate e quelle ferite. Buon Natale agli sposati civilmente e ai conviventi, perché compiano un passo sincero verso la consacrazione del loro amore davanti al cielo, alla terra e ai loro figli. Buon Natale ai divorziati e risposati, affinché intraprendano un sincero cammino di discernimento sulla loro condizione, aprendosi alle sorprese che l'amore di Dio riserva anche a loro. Buon Natale ai giovani, pregandoli di non vederci mai come nemici della loro felicità, ma come collaboratori della loro gioia. Buon Natale agli adolescenti, perché si aprono alla vita ricordando che anche Gesù è stato adolescente e se lo vogliono lo possono prendere come modello. Buon Natale ai bambini, perché Gesù ha voluto identificarsi con loro. Buon Natale che si trova nella sofferenza fisica o morale, affinché sappia che in ogni situazione, anche quella più difficile, non manca mai qualche risorsa. Cerchiamola. Buon Natale a chi vive in ristrettezze economiche, a chi ha perso il lavoro, affinché non si dia per vinto e possa sperimentare la solidarietà e l'aiuto dei fratelli. Buon Natale a chi viene in chiesa solo a Natale, perché senta il richiamo di una vita di fede e di una vita di comunità più intensa. Buon Natale alle istituzioni del nostro borgo, primo fra tutte il comune, perché trovino nel mistero della condivisione di Betlemme il motore del loro impegno sociale. Buon Natale a coloro che non credono in Cristo, perché si aprono al mistero dell'amore che Egli ci rivela. Buon Natale a coloro che non credono in Dio, perché lo ascoltino quando in tante maniere bussa al loro cuore. Buon Natale a chi ci considera nemici, mentre noi non smetteremo di considerarli fratelli. Buon Natale a chi ostacola la pace, a chi è eroso dall'odio, perché sente nel cuore gli angeli che annunciano la pace anche a lui. Buon Natale, fratelli e sorelle, e permettete che aggiunga, per l'affetto che vi porto, figli e figlie. Buon Natale, che ora nella partecipazione alla Divina Eucaristia diventa così vero da porre Gesù nella mangiatoia del nostro cuore.
fatti tutti già prima nell'omelia, quindi non devo più farli un'altra volta, però permettete che abbia a ringraziare chi ci ha aiutati a pregare non solo questa sera, ma anche in altri momenti. Innanzitutto tutti i volontari della parrocchia che in un modo o nell'altro sempre contribuiscono a far sì che la parrocchia possa camminare. Quindi mi pare giusto a Natale ricordarli e ringraziarli. Vorrei ringraziare poi questa sera la corale con il suo direttore Pierluigi, l'organista Alberto, e questa sera ringraziamo anche Matteo che con la tromba ha fatto un po' a gara con gli angeli, perché in cielo gli angeli fanno le trombe. Come dicevo prima, al termine della messa facciamo baciare Gesù Bambino, che è un gesto di devozione a Gesù che si è incarnato per noi. Don Manuel mi ricorda che poi in oratorio, per chi lo desidera, dovrebbe esserci una sacca di pantofole, un pantofolo, quindi si può accedere, lo possiamo fare anche in pezzucca. Il Signore sia con voi. Suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.